Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Saiuz, bentrovati per questa nuova diretta di Osservatorio Antimafia con Antonella Intranò. E Ugo Lombardi. Come sempre salutiamo la regia centrale Rosario Moreno da Treviso. Ciao Rosario. Ciao Rosario. Buonasera, buonasera a tutti quanti, buonasera al condominio di Radio Saiuz. Speriamo che adesso ci siano meno problemi che durante la diretta delle 18:30. Come ti sembra che sia andato l'inizio? No, adesso sta andando bene, non ci sono problemi. Ecco. Vediamo te. Perfetto. Salutiamo Massimo Bonella, editorialista di PianetaOggiTV.net da Venezia. Ciao Massimo. Buonasera Massimo. Buongiorno, buonasera a voi. E salutiamo anche Ugo che fornisce la sua assistenza alla regia da Modena. Ciao Ugo, noi ti salutiamo anche Ciao Ugo. se sappiamo che non ci puoi rispondere. Bene, a breve sarà con noi Luana De Francisco, giornalista del Corriere Veneto, per intanto con la quale parleremo naturalmente di un suo articolo pubblicato sull'Espresso, il cui titolo è eloquente, non necessita di particolari commenti, nell'agenda del corrotto. Quindi è ben intuibile quale sarà l'argomento della conversazione con Luana fra qualche minuto. Per il momento io giro la linea a Rosario Moreno per i saluti al network, al condominio di Radio Saiuz e di seguito a Massimo Bonella per gli ultimi aggiornamenti. Prego, Rosario. Grazie Antonella, buonasera allora come dico sempre al condominio di Radio Saiuz, io faccio sempre la lista della spesa con diciamo come andiamo in onda, no, cara Antonella? Allora, come tutte le nostre dirette, quindi siamo presenti su Radio Reno Web da Casalecchio di Reno, Radio Favaro Veneto da Favaro Veneto, Radio Sismondi Libri da Salgareda in provincia di Treviso, Radio Isso da Modena, Radio Valdichiana dalla Valdichiana, Modena Noi Radio da Modena. Ovviamente siamo presenti anche sulle nostre web radio, Radio Saiuz e Radio Saiuz Classic. Per quanto riguarda la web TV, questa sera andiamo sulle piattaforme Facebook, Livestream e il nostro canale sul sito radiosaiuz.it. La chat è aperta per chi volesse scriverci e quindi, insomma, leggiamo, vi leggiamo, vi leggiamo. Cara Antonella. Ah, una cosa, vi ricordo che voglio ricordare ai nostri amici che ci ascoltano, domani sera la trasmissione Social Evolution, quindi di giovedì, dalle ore 22, verrà mandata una replica per problemi tecnici, non potrà andare in onda la diretta. Bene, a te la palla, cara Antonella. Che rilancio subito a Massimo Bonella per gli ultimi aggiornamenti. A te Massimo. Sì, grazie Antonella. Alle 22:05 prendiamo qui la linea. Abbiamo un aggiornamento per quanto riguarda l'ordigno di Dortmund. Contenevano esplosivo militare convenzionale gli ordigni collocati a Dortmund lungo il percorso del bus della squadra del Borussia fino allo stadio. Lo riferisce il Swiss Science. Secondo il quotidiano, le bombe sarebbero state confezionate da una persona esperta ed azionate a distanza al momento esatto del passaggio del pullman. Dunque, andiamo avanti, veniamo al killer ricercato nei boschi ferraresi, continua quindi la caccia a questo Igor Vaclavic. Scusate, lo ripeto, Igor Vaclavice, alias Norbert Fer, indagato per gli omicidi di Budrio e Portomaggiore. Oggi c'è stato un vertice tra gli inquirenti di Bologna e Ferrara alla caserma dei carabinieri di Molinella per fare il punto sulle ricerche che procedono da 4 giorni con circa 800 militari dei corpi speciali dei carabinieri. Sarebbe stata evacuata una zona del Ferrarese tra Campotto e Lavezzola. Nella zona delle ricerche è sparita la piccola imbarcazione di un contadino usata per muoversi nel dedalo di canali dell'area. Non si può escludere che l'abbia presa il ricercato. Riaperto nel frattempo a Budrio il bar dove è stato ucciso Davide Fabbri. Alle 22:06 vi ricordo il nostro settimanale.
televisivo che va in onda, ecco, lo dico soprattutto per coloro che ci seguono da Radio Valdichiana, che va in onda sull'emittente, potremmo dire interregionale, perché ultimamente l'idea di Chianciano la vediamo in tutta la Toscana, vale a dire da Livorno, Lucca, Pisa, quindi a scendere Firenze, Arezzo, Siena, Grosseto, fino giù al sud della Toscana, appunto a Chianciano Terme, Lago Trasimeno, entrando quindi anche in Umbria. Ecco, il nostro settimanale va, che sarebbe Pianeta Oggi Report, va in onda praticamente il martedì a partire dalle 19:50, poi con replica il giorno successivo, mercoledì alle 12:50 e al lunedì alle 11:30 circa. Anzi, colgo l'occasione per salutare i colleghi ed amici della redazione televisiva di Teleidea, in particolar modo a Moriano Micheli. Bene, 22:08, vediamo se abbiamo qualche notizia dell'ultimo momento. Non vedo niente, che possa essere notizia degna di portarla sotto i riflettori. Vediamo anche qui. Dunque, si parla che in Siria, sempre con riferimento alla Siria, che c'è una tensione alta tra USA e Russia. E quindi insomma osserviamo bene questa situazione estera, perché qui purtroppo sentiamo odore di guerra, rumore di guerra, o per meglio dire venti di guerra. Non c'è altro, al momento io restituisco la linea a Ugo Lombardi e Antonella Internò per il proseguo di Osservatorio Antimafia. A voi, naturalmente io riprendo solo se ci fossero notizie veramente urgenti. Va bene Massimo, Grazie Massimo. grazie. Perfetto, quindi torniamo nel nostro studio virtuale, siamo in Pronto? attesa. Eccoti, siamo collegati con Luana De Francisco, redattrice del Ciao, Messaggero ciao. Veneto. Ciao Luana, Ciao Luana, benvenuta. buonasera. Quindi siamo già direttamente in diretta, Siamo direttamente in già diretta. direttamente in diretta, sì, esattamente. Benissimo. Come Allora, stai buonasera a tutti. innanzitutto? Scremata come sempre a quest'ora, visto che sono uscita ora dalla redazione, ma insomma il nostro lavoro non c'è poco da lamentarsi, è Beh, bello sì. così. Beh, sì, ovviamente si arriva a fine giornata distrutte, però con una gran soddisfazione. Bene, allora non ti tratterremo più del necessario, proprio perché è giusto che tu abbia il tuo riposo, ma non potevamo fare a meno di chiamarti questa sera per parlare di corruzione, visto il bell'articolo pubblicato sull'Espresso del 9 febbraio di quest'anno. Un po' indietro nel tempo, ma la notizia purtroppo rimane sempre attuale, come i nostri ascoltatori Attuale, sono, sì. certo, come i nostri ascoltatori sono abituati a sentirci ripetere più volte, la corruzione è l'altra faccia della mafia, è quella grazie alla quale la mafia riesce a penetrare e a consolidarsi nei tanti ambienti. Ma la storia da te raccontata in questo articolo è particolarmente inquietante, vuoi per le modalità, vuoi per il ruolo rivestito dall'indagato. L'articolo si intitola L'agenda del corrotto e la persona in questione è Michele Candreva, originario di Spezzano Albanese, provincia di Cosenza, e funzionario del Ministero del Lavoro. Questo funzionario però ricopriva anche incarichi estremamente delicati all'interno del Ministero e delle politiche sociali. Si occupava di coordinare la Commissione Opere Provvisionali, era presidente della commissione che disciplinava le modalità per effettuare le verifiche periodiche sulle attrezzature di lavoro e quindi si occupava di sicurezza fondamentalmente. Insomma, incarichi molto delicati. Nel tuo articolo spieghi in maniera più che esaustiva, direi, come lui era abituato a organizzare la sua doppia attività, perché era un vero e proprio imprenditore della corruzione. Sì, assolutamente sì. Proprio quello che è successo, chissà in quanti altri gangli questo è altro della burocrazia, faraginosa burocrazia italiana, che questo succede, no? Hanno scovato lui e peraltro hanno scovato lui e
e questa inchiesta promette di allargarsi senz'altro. Vuoi da un lato agli imprenditori, ora lo spiegheremo, mi soffermerò su questo, comunque agli imprenditori che lo pagavano e che quindi si rendevano a loro volta complici di corruzione. E voi anche all'interno dello stesso ministero, perché nulla esclude, ma questo è tutto da provare ovviamente, che ci fosse una cerchia di persone che funzionari o meno, più o meno graduati rispetto a lui, che sapeva e che copriva o che faceva finta di non vedere, che chiudeva uno o entrambi gli occhi. Per questo dico, purtroppo sì, quando entri poi in quel sistema, in quel vortice, paradossalmente lui, tra l'altro, in tutti questi anni, e come rilevavano anche gli investigatori, non ha all'interno in tutti questi anni di attività ministeriale non ha mai fatto carriera, e questo è curioso, no? Perché comunque aveva, come dicevi, degli incarichi in questa, quella e quell'altra commissione, eppure non cresceva, il suo ufficio è rimasto sempre quello. Questo è facilmente anche spiegabile, perché aveva ormai si era creato attorno una tale rete, no? Di conoscenze che non gli conveniva spostare, perché da quella posizione lui controllava, lui praticamente metteva il timbro su tutta una serie di cose, quindi era il feudatario di un feudo estendibile a n volte, insomma. E insomma, cosa faceva lui in buona sostanza? Lui garantiva una scorciatoia a imprenditori che si rivolgevano alle commissioni da lui presiedute o coordinate, e per scorciatoie che garantiva loro di vedere le loro richieste di autorizzazione approvate, due, e di vederle approvate in tempi rapidi. Come appunto attraverso la consulenza che lui, svestendo i panni del funzionario ministeriale e indossando, all'insaputa del ministero ovviamente, della pubblica amministrazione, indossando quelli del consulente, quindi di un libero professionista, paragonabile a un libero professionista che andava a fare attività fuori sede, e andava appunto a domicilio talvolta, altre volte invece venivano loro da lui a trovarlo a Roma, e a domicilio delle imprese, e si faceva mostrare le carte che poi avrebbe ricevuto a Roma per essere sottoposto al suo vaglio, al vaglio della sua commissione, e le controllava da cima a fondo per vedere se c'erano errori di sorta che avrebbero potuto ostacolarne il cammino, e comunque in buona sostanza per avere un occhio di riguardo nel momento in cui quelle stesse carte, quelle stesse richieste sarebbero arrivate sul suo tavolo. E questo gli fruttava di volta in volta qualche migliaio di euro, non cifrone, però cifre che moltiplicate per il numero di imprese e per il numero di anni in cui questa pratica è proseguita, è arrivato alla notevole somma di oltre 2 milioni di euro di tangenti, perché parliamo, perché tutto quello che sappiamo lo sappiamo anche, o meglio, l'elemento, la prova principe di questa inchiesta sta in un'agenda che è stata trovata a casa sua, appunto come abbiamo titolato anche sull'articolo, cioè nel libro mastro. Lui ha un'agenda in cui con cura certosina dal 1989 almeno, nel senso che questa è l'agenda che è stata trovata, cioè nell'agenda trovata ci sono annotazioni da quell'anno, e teneva nota di tutte le entrate, cioè di tutti i soldi che di volta in volta questo o quell'imprenditore o titolare di società o intermediario gli versava. E quindi sì, in 89, quanti anni sono? Dal 1989 sono tantissimi anni, che poi Antonella, purtroppo il fatto è che in Italia, cioè purtroppo qua poi dipende dai punti di vista, comunque in Italia vige anche la regola della prescrizione del reato. Esatto. Quindi è vero che hanno scoperto, hanno fatto questa inchiesta veramente ben riuscita, e che ha posto fine a un meccanismo assolutamente ormai collaudato e funzionante, però è anche vero che
gli anni valevoli poi ai fini della definizione della condanna sono gli Mm. ultimi 5/6, insomma, è su quelli che si sta giocando adesso la difesa anche di Candreva. Quindi Ma questo è. ecco, se da un lato appunto in questo tuo articolo, inchiesta, insomma, si emerge ancora questa radicatissima consuetudine della corruzione, emerge anche l'enorme difficoltà che hanno le imprese a denunciare. Ma questo avviene secondo te perché c'è una percezione di estrema lontananza da parte dello Stato, nel senso che poi l'imprenditore teme di non essere sostenuto, o perché ormai il mercato del lavoro è talmente tanto corrotto e degradato da non consentire più una vita sana ad un'azienda, quindi una sana concorrenza? Temo che siano valide entrambe le risposte, valide sì, tutte e due. Perché, per esempio, sul primo versante, come dicevi, uno che non si sente più neanche tutelato, no, dallo Stato, e di questo si potrebbe raccontare un'altra storia, che ricordo, ma non te la accenno per sommi capi perché non la ricordo benissimo, che ha investito una delle più grandi imprese di costruzione che abbiamo in Friuli Venezia Giulia, e che adesso è stata dichiarata fallita, peraltro, fallita anche a seguito dei crediti, anche dico, perché poi ci sono anche altre faccende, tant'è vero che è in odor di bancarotta, ma insomma per il momento, insomma, lasciamo la giustizia fare il suo corso. Comunque, anche a causa appunto dei crediti che vantava, che questa azienda di costruzioni vantava nei confronti dello Stato, e aveva ricevuto degli appalti, aveva ottenuto degli appalti nella costruzione di strade e autostrade in tutta Italia, e aveva quindi rapporti con l'ANAS non gli ha pagato per lungo tempo il dovuto a fronte degli anticipi per i fornitori, per i dipendenti, insomma, una ditta con decine, se non qualche centinaio di dipendenti, e questo ha indotto Paron della società a scendere a patti con come l'hanno soprannominata, la Dama Bianca. Ora non ricordo il nome, comunque stiamo parlando dello scandalo degli appalti, delle tangenti dell'ANAS, quindi della società Sì. autostradale, sì, che è seguita, mi pare, direttamente da Pignatone a Roma, comunque insomma dalla procura romana. E questo nostro imprenditore è rimasto a sua volta coinvolto con l'accusa di aver versato tangenti alla Dama Bianca. Perché lui come si difende? Si difende dicendo che sì, perché non c'era altra maniera per ottenere quanto da noi, quanto ci spettava. Quindi l'unica maniera era pagare questa signora, che ricopriva esattamente come Candreva una posizione, un ruolo strategico in questo caso all'interno dell'ANAS e comunque dell'amministrazione. E purtroppo senz'altro questo contribuisce. Poi è anche vero che in un'Italia in cui il più furbo è, cioè, il partito degli onesti è quello dei fessi, se vogliamo, perché passa per Sì. essere quello dei fessi, sì, allora uno si arrangia, prende esempio dai cattivi esempi e quindi finisce per cercare a sua volta, no, queste scorciatoie. Quindi non è detto che fosse l'ingegner Candreva ad andare a bussare le aziende, può anche essere che in molti casi fossero le aziende stesse che andassero da lui a chiedere questo trattamento di favore. E infatti, quando abbiamo trattato questa vicenda, quando è venuta a galla, il procuratore capo di Udine, dottor Antonio De Niccolo, l'ha detto, scatenando poi un Un putiferio, polverone. sai, un polverone. Sì, nell'associazione di categoria dei costruttori, cioè insomma degli imprenditori di Confindustria, qui nostra regionale. Perché? Perché ha detto che insomma, ha rilevato, ha stigmatizzato un po' il comportamento degli imprenditori, dicendo che molte imprese, quelle taglieggiate, preferiscono pagare e tacere, appunto. Però Infatti. poi a gran voce strombazzano, no? Sui giornali, vanno dicendo sì, che uno dei mali, dei grossi mali della società italiana,
dell'economia, eccetera, come dicevi anche tu, una delle piaghe è la corruzione, però poi non fanno altro che rendersi complici di questo sistema di cose. Sì, certo. E poi come giustamente come andate ripetendo appunto voi in trasmissione, l'altra faccia della criminalità organizzata di stampo mafioso è proprio la corruzione. Il grimaldello, no? Il grimaldello per entrare, per insinuarsi. Senta, esatto. A questo proposito, esco un attimo dal caso Friulano, ma proprio perché una cosa che ho letto oggi sui giornali, di notizia di ieri, quella di Genova, sì. Dove è finito in cella il direttore dell'Agenzia delle Entrate di Genova. Sì. E lì, quel poco che ho potuto leggere, perché poi bisognerebbe andare a vedere sul Secolo XIX, che è il giornale di Genova, io ho visto così sulla stampa nazionale, quel poco che ho capito mi ha fatto venire in mente, sai cosa, le figure dei gli uomini cerniera, di cui avevamo forse già parlato una volta qualche tempo fa in trasmissione, sì. Cioè sì. Di quelli sì, che si mettono al servizio della comunità organizzata, e sono i professionisti, che sono quelle figure indispensabili, l'avvocato, il notaio, il commercialista, i cosiddetti colletti bianchi, sì. I cosiddetti colletti bianchi, esatto, che sono indispensabili per qualsiasi transazione. E avevo letto appunto stamani questa cosa qui, cioè lui è stato preso con le mani nella marmellata, no? Cioè con sì. In flagranza di reato, questo direttore dell'agenzia, perché aveva appena incassato, sostiene l'accusa, una tangente da un avvocato e da due commercialisti, che facevano da tramite rispetto a questa azienda, lavoravano per un'azienda che è campana, guarda caso, sì. Non è che si può, cioè, non è che campana voglia dire camorra, però insomma era campana. E sì, anche questo è un caso esemplare, ne abbiamo ogni giorno. Ne abbiamo ormai ogni sì, giorno. Ormai sì. Però, dottoressa Luana, mi fa sì. Specie in queste storie individuare alcuni personaggi. Lui mi pare che venisse chiamato Re Sole, sì. E mi fa specie individuare questi personaggi che credo siano, come lei diceva prima, bene. Scelti in maniera molto accurata anche dalla stessa amministrazione. Un signore che sta lì e che diciamo vive di mazzette giornaliere, non ha interessi a far carriera, ma non ha interessi anche chi dal suo lavoro trae vantaggi. Voglio dire, all'interno della struttura, all'interno della quale l'ingegnere, questo signore, operava, credo ci siano altre persone deputate ai controlli e alle funzioni che questo funzionario aveva. Un tacito silenzio che comunque ha consentito loro anche di estendere agli enti privati, leggevo dal suo articolo, l'abilitazione a svolgere delle verifiche. Tutto questo non avrebbe dovuto mettere almeno un sospetto ai tanti funzionari che, oltre che della sua commissione, ma che albergano all'interno di questo ministero, perché sennò si potrebbe pensare ad una grossa connivenza. Ma infatti è quello che purtroppo fa tremare tutti quanti, perché ti viene da pensare che sia tutto quanto tutto corrotto, tutto come si può dire, infettato, tutto infettato. Cioè, sì, per questo io oso, mi permetto, mi spingo, pur non essendo, pur non avendo visto carte, perché devono ancora uscire probabilmente di ulteriori indagini, però mi spingo a dire che senz'altro ci devono essere delle connivenze, qualcuno che vedeva e copriva e quindi veniva oliato a sua volta. Ma un altro caso, adesso mentre parlavamo di lui, di Candreva, mi tornava in mente uno di cui avevamo parlato nel nostro libro, quello sulla mafia nord-est. Mafia nord-est. Il caso. Sì, dove parlavamo dell'ingegner Fabio Fior, un cioè, nome sì. Che faccio senza tema, sì, perché insomma è finito è stato processo, adesso non so se abbia finito il processo. Comunque, ingegner Fabio Fior, che più o meno al pari di Candreva, era il dirigente, è stato per una quindicina d'anni, e sì, che non sono tantissimi, e se uno questi 15 anni li fa in maniera corretta, mai così bene, ma in realtà nel suo caso allora per 15 anni è stato dirigente del settore rifiuti, altro insomma chiave importante, della regione Veneto in questo caso. Nel contempo è stato anche siedeva anche in altri consessi, tipo vicepresidente della commissione tecnica regionale ambientale e poi vice anche della valutazione del VIA, valutazione impatto ambientale, insomma, quindi per le sue mani passava tutto quello che necessitava di un'approvazione in materia di smaltimento dei rifiuti.
E nello stesso tempo l'ingegner Sabiusov, che era il dirigente, cioè colui che doveva mettere il timbro sull'autorizzazione, cioè doveva certificare concedere le autorizzazioni in quanto funzionario, allo stesso tempo lui lavorava anche come consulente all'insaputa, non credo che fosse all'insaputa, non potevano non sapere anche tutti i suoi colleghi, certo. Comunque come consulente per aziende private, ed ecco la similitudine con Candreva, e anche come collaudatore delle discariche degli impianti di smaltimento, quindi riceveva delle parcelle per questa sua attività, quindi lui certificava, appunto, quindi collaudava gli impianti che avrebbero dovuto smaltire, concedeva le autorizzazioni come funzionario e poi, visto che per fortuna in Italia abbiamo sempre le aziende terze, no? il supervisore, per fortuna dico tra virgolette, perché nel caso dell'ingegner Fiora, alcune delle aziende a cui la Regione Veneto assegnava il compito di controllare che tutto quanto è stato fatto a puntino erano in qualche modo riconducibili all'ingegner Fiora. E allora, venendo alla domanda, come sia possibile che gli altri non controllino, in realtà se c'è poi anche la politica dietro, no? Che tiene il moccolo, se vogliamo, a questa gente sì. qua, o meglio, perché lui, le sue fortune, quando è che sono finite le fortune di questo ingegner Fiora? Quando all'allora governatore del Veneto Galan, Forza Italia, sì. che mise Fiori in quella posizione, subentrò Luca Zaia, che è della Lega Nord, e sì. che spostò d'imperio più o meno, insomma, comunque spostò Fior da questa dirigenza e gli diede un'altra direzione. Quindi venne un po' a cadere, a crollare il suo monopolio, questo monopolio che aveva creato, parallelamente poi avevano cominciato a indagare sul MOSE, sullo scandalo del MOSE a Venezia, mm-hmm. appunto, e quindi insomma un rivolo di questo del MOSE riguardava proprio gli impianti di smaltimento, e quindi insomma poi sono arrivati a lui e hanno scoperto che è cascato il palco. Però sì, interessi reticolari, incrociati, è una cosa che se ci metti la testa dentro, la fortuna o la bravura, l'intuizione, come nel caso degli investigatori friulani con Candreva, di mettere la testa dentro, cominci ad alzare questo coperchio, scopri un mondo. Sì. Dicevate appunto, lui, per esempio, Candreva aveva si occupava della sicurezza, sì, certificava dava le autorizzazioni appunto alle società che poi sono titolari, enti privati, sul lavoro, sì, sicurezza. Ma pensate se questi sono i criteri, cioè se la società che deve controllare i macchinari sul lavoro viene scelta non in base a tutta una serie di requisiti, ma perché paga l'ingegner Candreva. Ma infatti, quanti sono gli infortuni sul lavoro ogni anno in Italia? Ogni uno al in giorno, Italia? Uno al giorno, leggevo l'articolo che ha scritto anche lei. Però, dottoressa, mi perdoni, esiste, dobbiamo fare un'altra considerazione, credo che anche i nostri ascoltatori possano condividere. Ammesso che ci sia un funzionario, un professionista, che riesce con le proprie forze, è un caso strano, ma non impossibile in Italia, magari senza pagare nessuno, ad entrare in una pubblica amministrazione all'interno della quale però trova un ambiente tutto quanto diciamo così deviato. Allora questo funzionario a cui viene assegnato un compito, magari dove serve un volto pulito, una faccia pulita, però deve smistare o comunque deve occuparsi di faccende sporche, e c'è un raccoglitore di mazzette, insomma. Allora sì, le alternative che ha questo signore, che è stato appena assunto all'interno di questa struttura, di cui magari può succedere, magari questa persona ignora che ci sia tanta sporcizia, cosa deve fare questo tizio? Ci sono delle strade, secondo lei, dei percorsi che possono tutelare il suo lavoro e la sua integrità di uomo per bene? Ma io credo, cioè, io anche questo purtroppo è una cosa con cui mi confronto quasi ogni giorno, visto che i miei interlocutori sono tutto ciò che ruota attorno al mondo della cronaca giudiziaria. Io continuo a essere fiduciosa, dico sempre di essere fiduciosi, nel senso che è vero che lo Stato ha tanti buchi neri, tante cose che non funzionano, è vero che le indagini a volte sono condotte con i piedi, che non è possibile che una persona scopra di essere indagata
riceva un avviso di conclusione delle indagini preliminari non ha avuto la possibilità di difendersi. Queste sono cose, insomma, che si giustificano soltanto in determinate situazioni. Quindi è vero che ci sono tante cose che andrebbero corrette, però è anche vero che c'è un sistema giudiziario che ha gli strumenti, quantomeno, per lavorare, per andare in una certa direzione. Quindi io, se fossi quel funzionario pulito che vede intorno a sé tutto questo, questa pattumiera, questa roba, io sicuramente mi rivolgerei a un ufficiale della Guardia di Finanza. Solo la raccomandazione è sempre di non farlo mai in maniera anonima. È vero che così ti esponi, certo. Perché nel momento in cui inizialmente ti presenti e diventi fonte confidenziale della polizia giudiziaria e fin là va tutto bene. È vero che se poi il procedimento a carico di un possibile funzionario infedele, diciamo, parte e quello sa di essere indagato, eccetera, a un certo momento avrà accesso agli atti, e negli atti di indagine ci sarà sicuramente anche la denuncia che con nome e cognome ha fatto questo personaggio. Però insomma, non è che si vada tutti quanti in giro armati, non credo che corra grossissimi rischi, fuorché magari che quell'altro gli tolga la parola, insomma. Ma se dobbiamo crederci che una sana denuncia, una denuncia fondata, porti a uno sradicamento del male, dobbiamo crederci. Perché poi invece, no, dicevo, quelle anonime invece finiscono quasi sistematicamente nel cestino, le segnalazioni, gli esposti, le denunce anonime, perché c'è proprio una norma del codice di procedura penale, mi pare, che prevede che i magistrati non possano dare a seguito a tutt'al più magari il magistrato legge la denuncia anonima, ne trae spunto senza però mettere nero su bianco nulla da nessuna parte e lo cestina, ma da quello spunto magari poi può partire sì un approfondimento, però insomma la via maestra è la denuncia con nome e cognome. Anche perché, scusi, insomma, io vorrei ricordare, il suo articolo è stato così puntuale, così attento. Diciamo, questo signore mi pare che abbia, o avesse, non so se ce l'ha ancora, cinque appartamenti, cinque proprietà in Roma. Quindi voglio dire, la denuncia dei redditi credo che possa anche essere un mezzo per individuare. Voglio dire, ci sono tanti tanti modi per poter campanelli d'allarme, sì. per cui io sono sempre, diciamo, tendo sempre a individuare persone, professionisti in buona fede, ma perché li incontriamo tutti quanti noi, gente in buona fede che ha difficoltà a fare il proprio dovere. E magari fosse vero, non sempre è vero quello che dice lei, perché molti hanno paura e magari quando fanno le denunce vengono addirittura minacciati oppure perdono il posto di lavoro. Purtroppo sì, è vero, sì, parlo un po' volevo presentare un mondo di Alice del Paese delle Meraviglie, insomma, essere un po' più ottimista di quello che effettivamente è, perché hanno sempre c'è paura delle ritorsioni, ma ritorsioni anche sul posto di lavoro. Magari c'è un collega che non condivide quella scelta di denunciare e magari viene isolato, emarginato, sì, non è affatto facile. Ma però, vogliamo crederci. C'è ancora un altro, le rubiamo ancora un po' di tempo, perché c'è anche un altro dato. Due minuti, perdonatemi che poi scappo, che ho la cena, devo ancora da impostare. Sì, la ringrazio. Dottoressa, solo un dato le volevo dire, cioè una vittima al giorno nel mondo del lavoro c'è stata nel 2016. Agli operatori del settore non crede che avrebbe anche questa... avrebbe dovuto essere un campanello d'allarme anche questa moria all'interno del mondo del lavoro? Ma io credo che queste siano segnali che cadono nel vuoto tante volte, purtroppo. Cioè, quante associazioni ci sono che ogni anno traggono i bilanci, quante volte sulle maggiori testate italiane si scrive si danno i numeri, cioè fanno i bilanci e poi il politico di turno si riempie la bocca di belle parole, purtroppo, però poi i controlli si fermano
c'è una zona, la famosa zona grigia di cui voi nelle vostre trasmissioni sicuramente parlate sempre spesso, la famosa zona grigia in cui si interrompe, ed è la zona grigia dove gli interessi di qualcuno, di una lobby, sono prevalenti purtroppo sulla salute pubblica. Questo delle morti e degli incidenti e degli infortuni sul lavoro è un tema che, avendo tempo, io spero veramente di approfondire, entrarci dal di dentro, cercare di scardinare un po' di cose, di ruggini che si stanno creando. Però temo sì che ci siano tanti, almeno temo, io, piuttosto io vedo sui giornali, ci sono tanti proclami, poi chi potrebbe scarsamente interviene. Ecco, su questo invece sono molto rammaricata, sì. Bene, Luana, avrei voluto farti un'altra domanda, ma credo che sia proprio arrivato il momento di lasciarti andare alla tua cena e ai tuoi impegni di vita, che non sono solo quelli grazie, di redazione. Ma ci sentiamo una prossima volta. Grazie a te e buon lavoro sempre. Ecco, complimenti a voi della trasmissione. A grazie presto. A te, Luana. Grazie, ciao. 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 Buon lavoro. Ciao, ciao. Ciao. Grazie, buonanotte. Ciao. Bene, allora, ascoltatori, purtroppo Luana, come avete sentito, ci ha dovuti lasciare, è sempre molto piacevole parlare con lei, però una cosa la voglio mettere in luce, non avendo potuto farlo direttamente con lei. Nell'articolo si parla di una necessità che anche secondo noi dovrebbe essere raccolta dal legislatore. Questo, come tanti altri casi, è potuto emergere grazie a delle intercettazioni ambientali, e l'attuale legge autorizza l'utilizzo delle intercettazioni solo in presenza di ipotesi di reato che prevedano un certo numero di anni di pena. Quindi questo è un limite abbastanza grave, perché non è possibile avere prima, anzitempo, bene, chiara l'idea di quello che è il reato che eventualmente può essere contestato. Un limite così grave, naturalmente, forse dovrebbe essere abbattuto da parte di un legislatore che ha voglia davvero di fare un'opera di repulisti. Quindi, ancora una volta, siamo qui a chiederci se effettivamente questa volontà sia condivisa dal nostro legislatore o meno. Credo che il legittimo sospetto ci debba essere. Passiamo adesso a consultare gli articoli di Antimafia 2000. Ecco, ci stiamo collegando al sito. Ricordo il sito antimafia2000.com, è sempre aperta la campagna abbonamento, è possibile effettuare l'abbonamento sia al volume cartaceo che al volume in PDF. Nella pagina del nostro giornale troverete naturalmente tutte le indicazioni per effettuare gli abbonamenti. Bene, dunque, andiamo subito a leggere i titoli più importanti. Ciampi, quell'estate del 93, tra bombe e possibili pressioni, a firma di Aaron Pettinari. Ricorderete che ne abbiamo accennato la scorsa settimana proprio con l'autore. Claudio Fava sul caso Manca, la commissione antimafia farà il suo dovere. Caso Manca, Giulia Sarti, la commissione antimafia deve continuare a cercare la verità, di Lorenzo Baldo. Guerre nel mondo, di Giorgio Bongiovanni. Giulietto Chiesa, una voce che grida nel deserto. Giulietto Chiesa, come chi ci segue sa bene, è il più attento conoscitore di geopolitica, che collabora appunto con la testata giornalistica diretta da Giorgio Bongiovanni. Niente direzione nazionale antimafia fino a novembre per Nino Di Matteo. Il Ministero della Giustizia accoglie la richiesta di Lovoi. Come ricorderete, Lovoi aveva chiesto di rinviare di 6 mesi la partenza del PM Nino Di Matteo da Palermo per consentirgli di portare a termine i processi a lui avvocati. Quindi per il momento dovremo attendere ancora tutti. Queste sono le notizie che troverete sul rotellone. Di spalla, attacco USA in Siria. Giulietto Chiesa, trappola per Trump. Sul futuro di Assad si gioca l'abisso. Stato mafia, processo naturalmente. Rognoni, DC contro della Chiesa, Mugugni e lamentele, a firma della redattrice nonché neolaureata Miriam Cucco, alla quale facciamo ancora tutti i nostri migliori auguri, con la collega Francesca Mondin. Ancora sotto, cercare a Washington chi cerca di colpire Putin e di mettere Trump con le spalle al muro, sempre a firma di Giulietto Chiesa. I giorni della falange armata, il libro di Terre Alta a Palermo di Miriam Cucu, Valeria Grasso, vogliamo segnali seri della politica, non solo parole, di Francesca Mondin.
Ancora sotto, ah, naturalmente non possiamo fare a meno di segnalarvi l'editoriale di Francesco Saverio Lodato, il cui titolo è Una domanda a Paola Severino e Raffaele Cantone e la risposta di Cantone, che sino ad ora è stato l'unico a dare appunto notizie di sé. Nella sezione Mafia News, Mafia ha trovato un pizzino nella cella dell'imprenditore Artale, a cura della redazione di Antimafia 2000. Sacra Corona Unita, Mafia Politica, Il Sistema Parabita 2 di Antonio Nicola Pezzullo. 'Ndrangheta, confisca di beni per 84 milioni di euro. A tal proposito, nell'articolo si parla di società, complessi residenziali e rapporti finanziari. Una piccola riflessione per tutti quanti. Molto spesso consideriamo le attività illecite condotte dalle organizzazioni che possono essere mafia, camorra, 'ndrangheta, come qualcosa di estremamente lontano dalla nostra realtà quotidiana. Non è così e potete rendervene conto ogni qualvolta maneggiate una di quelle buste che vi viene data nei supermercati per fare la spesa. Bene, dovete sapere che proprio dietro alla produzione di quelle buste di plastica che dovrebbero essere prodotte in materiali compostabili, non solo riciclabili, sulle buste dovrebbe essere riportata la scritta compostabile perché sia effettivamente smaltibile tra il biodegradabile. Bene, c'è un giro d'affari enorme che la Camorra ha naturalmente, come dire, fatto suo, e un mercato che naturalmente costa svariati milioni di euro a noi utenti, a noi cittadini, perché naturalmente quelle buste spacciate per compostabili in realtà compostabili non sono, per cui lo smaltimento ci costa una quantità enorme di denaro, oltre naturalmente a creare un grave danno economico a tutte quelle aziende che invece producono sacchetti per la spesa in materiale effettivamente compostabile. Vi sarà facile comprendere la differenza di produzione e di costo per i due materiali. E questo è un argomento che può Ambientale, un danno sembrare, ambientale. certo, un danno ambientale enorme, oltre che economico e Sì. finanziario. È un argomento che cercheremo di approfondire prossimamente con un'azienda che invece sta contrastando nel suo piccolo, grande, piccolo, insomma, dipende dai punti di vista, questa egemonia da parte della Camorra, perché, ripeto, è la Camorra che ha fatto proprio questo mercato. Quindi, ogni volta che andate a fare la spesa, date un'occhiata al vostro sacchetto, qualora non dovesse riportare la dicitura compostabile, sappiate che al 90% è un sacchetto fuori legge, per cui può essere tranquillamente denunciato il produttore e il distributore. Andiamo avanti. Terzo millennio. Cartès vuole essere rieletto a qualsiasi costo. E questo è quello che sta accadendo negli ultimi tempi in Paraguay. Vi consiglio di leggerlo perché, se durante la trasmissione delle 18:30 con Giorgio Bongiovanni abbiamo rapidamente elencato quelle che sono le guerre in atto in Medio Oriente e nel sud del mondo, in Africa, sappiate che in America Meridionale la situazione non è affatto semplice, affatto facile. Per cui leggete questo articolo e vi renderete conto che il quadro mondiale è davvero disastroso. Ancora estero, la violenza in Messico di Piero Innocenti. Anche qui c'è una situazione molto molto difficile. Guerre, Gino Strada stanno cercando, scusate, di anestetizzarci il cervello. Gino Strada, voi sapete molto bene quali siano le sue posizioni rispetto alla sanità pubblica e rispetto a tutti questi conflitti. Ha le idee molto chiare, Gino Strada. Chissà che un giorno non si riesca a A portarlo in intervistarlo. trasmissione, magari. Nella sezione Opinioni, Società, Ecoreati, Ipocrisia e Demagogia di Gianfranco Amendola. Ancora attualità, Marilù Mastrogiovanni. Parlate, scrivete, fate servizi sul Salento. Marilù Mastrogiovanni è una giornalista che, tra l'altro, ha subito tutta una serie di minacce da parte della Sacra Corona Unita, credo, proprio a causa degli articoli e delle inchieste che ha condotto rispetto alla criminalità organizzata in Salento. Criminalità organizzata della quale si parla molto poco, ma che molto opera invece. Sempre nella sezione politica, G8 di Genova, l'Italia a Strasburgo riconosce i suoi torti di Nicola Tranfaglia. Nella sezione Di la tua abbiamo quegli equilibri fra guerra e pace di Norma Ferrara.
Maria Rita Lo Giudice, un suicidio che ci riguarda di Donatella Dacapito. Trapani, il senatore Dalì, candidato sindaco dopo prescrizione per concorso esterno, rafforzava la mafia fino al 1994 di Giuseppe Pipitone. Nella sezione, scusate, degli appuntamenti abbiamo la presentazione del libro Suicidate Attilio Manca a Cagliari il 15 aprile. Ve ne do rapidissima notizia. Dunque, sabato 15 aprile alle ore 18 presso la Feltrinelli Point di Cagliari in via Paoli 19, Lorenzo Baldo presenta il suo libro Suicidate Attilio Manca. Interviene insieme all'autore Giuseppe Meloni. Ancora, sempre nella sezione dedicata agli appuntamenti, Agende Rosse di Ancona, due eventi per ricordare Mornile e Falcone, 11 aprile. Quindi un attimino, eccoci qua. 11 aprile 1990 veniva ucciso a Lodi Umberto Mornile. La sua morte, per la prima volta in Italia, venne rivendicata dalla sigla Falange Armata. 11 aprile 2017, vale a dire ieri, i ragazzi del liceo ginnasio statale di Iesi, Vittorio Emanuele II, a partire dalle 9:30 hanno ricordato Umberto Mornile grazie alle testimonianze dei fratelli Stefano e Nunzia e del dottor Giovanni Spinosa, presidente del Tribunale di Ancona. Questo è stato un evento molto, molto, molto bello. Ho visto qualcosa sulle pagine Facebook delle Agende Rosse di Ancona e mi rendo conto che sempre più fra i ragazzi, per fortuna, Grazie. sta crescendo questa voglia di conoscenza. Alternativa Pandora TV, la sezione che Antimafia 2000 dedica alla TV di il cui direttore è Giulietto Chiesa, guerra Nord Corea USA, parla Chiesa, scatenerebbe la Cina, nodo Assad tra Putin e Trump. Trump non può comunque fermare la crisi dell'America, sempre di Giulietto Chiesa, mentre il precedente articolo è a firma di Amerigo Mascarucci. Alternativa false flag gaze. Giulietto Chiesa è intervistato da Radio Roma Capitale sul presunto attacco al gas sarin siriano. Bene, per quanto riguarda la rassegna stampa di Antimafia 2000, questi sono i titoli pubblicati sulla testata giornalistica. Vi ricordo sempre che è possibile effettuare l'abbonamento sia in cartaceo che in formato PDF. Trovate tutte le istruzioni e informazioni sul sito nell'apposita sezione. Noi questa sera chiudiamo 10 minuti prima. Vi ringraziamo naturalmente per averci seguito. Chiedo a Massimo Bonella se ha aggiornamenti di cui ci vuole informare, altrimenti salutiamo i nostri ascoltatori. Al momento sto guardando, ne avevo visto uno, ma mi è proprio sfuggito. Vediamo se riesco, lo sto cercando proprio mentre mi stavate dando la linea. Vediamo un po' se riusciamo a darvelo perché era importante. Niente, no, no, non riesco più a trovarlo. Sono qua in effetti che sto smanettando la rete per vedere se c'è qualche notizia dell'ultimo momento qui dai due signori Putin e Trump, ma vediamo. Niente, posso riconfermare, ecco, la notizia di prima che riguardava l'esplosivo militare. Negli ordigni di Dortmund contenevano esplosivo militare convenzionale. Gli ordigni collocati a Dortmund lungo il percorso del bus della squadra del Borussia fino allo stadio. Ecco, lo riferisce prova a pronunciarlo perché non è facile, il Swastatunsk Zeitung. Secondo il quotidiano, le bombe sarebbero state confezionate da una persona esperta ed azionate a distanza al momento esatto del passaggio del pullman. Insomma, ci sono queste situazioni di tensione. Altra notizia, vediamo se riesco a prenderla. Sempre per quanto riguarda
Dortmund, c'è un piccolo aggiornamento per gli inquirenti tedeschi: l'attacco al bus del Borussia Dortmund ha una motivazione terroristica, anche se il motivo esatto resta incerto. Due sospetti appartenenti ad ambienti islamici, uno è stato arrestato, per i media si tratterebbe di un 25enne iracheno, mentre l'altro uomo nel mirino degli inquirenti sarebbe un 28enne tedesco. Gli ordigni esplosivi contenevano punte, pensate, punte metalliche. Una si è conficcata nel poggiatesta di uno dei sedili del bus. Un atto ripugnante, condanna Angela Merkel. In un documento di rivendicazione, la richiesta di ritiro dei Tornado usati da tedeschi in Raid Siria. Quindi, a mio avviso, non so voi cosa ne pensate, ma poteva anche andare peggio questo Ah, attentato. certo. Ecco, Insomma. questo è quanto posso dirvi. Poi vi posso segnalare sulla nostra testata pianetaoggettivo.net il settimanale da poco pubblicato, Pianeta Oggi Report, dal titolo La difesa del verde nelle città, la salute è a rischio perché le città sono veramente inquinate e qui piuttosto di potenziare il verde all'interno delle città, si toglie il caso all'aeroporto Marco Polo di Venezia, dove c'è stata una dimostrazione perché si vogliono togliere diversi alberi che sono attorno all'aerostazione, e quindi nell'occasione abbiamo parlato di quanto è importante il verde nelle città con l'intervista al professor Michele Boato, presidente dell'Equistituto Veneto, anche noto ambientalista, e a seguire l'intervista del dottor Pino Sartori, biologo, che è una persona, anzi io ve la potrei anche proprio, ve lo dico proprio in diretta, cioè ve lo potrei anche segnalare perché con lui potreste approfondire veramente bene quanto ad esempio è dannoso il rumore verso la salute delle persone, quanto è importante il verde nelle città, Certo. eccetera, perché è una persona veramente preparata, che io la conosco di persona. Poi a seguire un breve notiziario sulle ultime novità dell'Unione Italiana in Istria, con Istria Oggi in forma, e poi a seguire i notiziari di Pandora TV sulle ultime notizie per quanto riguarda lo scacchiere internazionale. Bene, alle 22:53 è tutto. Se non ci sono mai domande da parte vostra, io vi restituisco la linea. Grazie a Massimo Bonella. No, domande No, particolari non ce ne sono. non abbiamo notizie del fuggiasco. No, non Ecco, abbiamo. no, ecco, bravo, ottima osservazione, Ugo. Il problema è questo, che ancora non è stato preso, non abbiamo proprio notizie. Io spero veramente che quel personaggio squallido venga catturato, ma è inutile che poi lo si cattura e gli si dà il foglio di via e siamo di nuovo alle stesse situazioni, perché poi ci riprova Ma ovviamente, perché figurati se io, va via. Massimo, temo che questo personaggio sia, diciamo, allenato, abituato all'idea di non farsi acchiappare vivo. Questi credo che siano quelli che non hanno, diciamo, nessun problema loro non si fanno prendere, è difficile che si facciano catturare vivi, credo, di poter dire questo. Poi vedremo se è così. Sì, beh, hanno tutta un carattere per conto suo, insomma. Sta di fatto che lì, perché poi siamo sempre alle solite, la televisione nazionale non riporta queste notizie, purtroppo lì c'è gente, i residenti in quelle campagne che sono veramente terrorizzati, c'è chi insomma si è trovato di fronte a tu per tu con questi Certo. personaggi, sono dei mostri, quelli non interessa niente, per loro la vita di un uomo non vale niente, cioè Vale. rendiamoci conto di questo, cioè è inutile quindi, voglio dire, prenderli e rilasciarli dopo qualche ora, cioè a quel punto lì io credo che sia veramente il momento, se non potremmo dire che siamo anche in ritardo, di fare le leggi, di rinnovare le leggi contro queste persone pericolosissime.
perché non si può andare avanti così, cioè, abbiamo diverse nicchie di delinquenti provenienti dall'est, nelle città più importanti del nord Italia, da Padova verso Milano, Torino, cioè voglio dire, insomma, qua molte persone vengono aggredite per strada, voglio dire, 20 giorni fa, scusate, 20, 30 anni fa, e avanti, e andando indietro continuamente, cioè non c'erano queste situazioni qui. Io ricordo ad esempio che nelle stazioni ferroviarie delle città più importanti, si andava a vedere i treni con i nonni e quindi si faceva la passeggiata, si andava a prendere il gelato, ci si sedeva sulle panchine, si vedevano i viaggiatori che arrivavano e partivano. Adesso non si può avvicinarsi perché ci sono queste nicchie di questi personaggi che sono Pericoloso. pericolosi. Cioè, voglio dire, è inutile che dopo i poliziotti facciano un lavoro anche rischioso, oserei dire rischiosissimo, per poi il giorno dopo rivedere questi personaggi squallidi di nuovo per strada. Allora, o si rinnovano le leggi, o se no è inutile che ci si prenda in giro. C'è da chiedersi perché queste leggi ancora tutt'oggi non sono state rinnovate. È il legittimo sospetto di cui parlavo poc'anzi. Ecco, anzi, Evidentemente il legislatore non ha tutta questa voglia di rendere efficace ed efficiente il sistema. ma poi mi fanno da ridere questi signori perché vengono a fare le campagne elettorali per prendersi i voti e poi si comportano sempre come i precedenti. E allora non lo so, cioè, fino a quando dobbiamo vedere queste situazioni qua? Ma poi perché anche la gente comune sento che andrebbe a rivotare gli stessi? Ora qui rimango un po' in sintesi perché, anche perché il tempo non ce n'è, ma voglio dire, hai visto già come ha funzionato i rossi, hai visto come ha funzionato i verdi, hai visto come ha funzionato i marroni, hai visto come ha funzionato i neri, adesso basta, cioè voglio dire, è inutile andare a rivotare sempre di nuovo queste persone qua. Abbiamo visto per esempio la Lega che rivendicava tanto Roma ladrona, rinnoviamo tutto, vogliamo vederci chiaro, e poi abbiamo visto i risultati che sono stati pessimi, forse peggio dei governi precedenti. Allora basta prendere in giro la gente non ne può più, la gente lavora dal mattino alla sera, è stanca perché non arriva a fine mese, i soldi non bastano e quindi vogliamo una politica seria che possa dare del respiro alla gente, ok? E quindi dare respiro vuol dire anche che ci sia un giro di soldi maggiore, la gente possa spendere, la gente possa far muovere l'economia. A parte che poi, come dice il dottor Giovanni Giannin, che ha una interessante rubrica lunedì sera qui a Radio Cyrus, che alla fin fine vogliamo sempre aumentare la produzione, arriviamo a un punto di saturazione che alla fin fine va in collasso tutto. Quindi sarebbe da rivedere un po' radicalmente tutta la faccenda. E poi ci sono altri problemi ancora con la globalizzazione, che le imprese assumono extracomunitari, li pagano pochissimo, l'italiano che viene assunto a quei stipendi non può assolutamente vivere in quel modo perché cioè, la vita è molto cara qui e quindi rischia di trovarsi poi senza lavoro o comunque lavorare e diventare matto veramente per arrivare a fine mese, quindi con problemi sulla famiglia che si ripercuotono sul sistema nervoso. Poi ci sono ovviamente situazioni ancora più pesanti, che magari non so, qualcuno dei due va in depressione perché è preoccupato per i figli che non gli riescono a comprare i libri, non riescono a farli studiare, non riescono a comprare le medicine, perché siamo arrivati a questi punti qua e soprattutto sul famoso ricco Nord-Est, come tutti lo chiamano, il mitico Nord-Est, ricco Nord-Est, questi problemi li vediamo proprio qui. E allora c'è qualcosa che non va, quindi insomma questi politici hanno preso in giro molto, ok, destra, sinistra, io sono più bravo di te, no, sono io che sono più bravo di te, alla fine li abbiamo visti al potere, abbiamo visto il loro lavoro, i frutti sono stati, come ripeto, pessimi, strapessimi, strapessimi, e chi che ne fa le spese è sempre la povera gente. Adesso basta, poi ci mancava anche il governo tecnico di Monti, dove è venuto fuori che la gente non va più in pensione, anzi la gente non arriverà, non si sa nemmeno se si arriverà viva la pensione.
e i giovani non trovano posto, i giovani non trovano i posti che si liberano, almeno per quei lavori degni di chiamarsi tali che da poter avere uno stipendio minimo per arrivare a fine mese. Allora magari poi ti dicono, oh beh, i giovani vanno in giro per l'Europa. Ma cosa vanno in giro per l'Europa? Dove sono i soldi? Dove c'è l'energia per fare questo? Ma che futuro gli dai ai giovani? I giovani devono crescere qui in Italia, insomma siamo nel 2000, non siamo negli anni 40 appena finita la guerra. Ecco, questo è lo scenario. È una vergogna inaudita e noi dobbiamo non andare via dall'Italia, ma rimanere qui, alzare la voce e dire adesso basta, le cose devono essere messe al loro giusto posto. Massimo, a parte la notizia dell'arresto di alcuni funzionari dell'ufficio delle entrate, c'è un'altra notizia di cui dobbiamo parlare. Credo no, la notizia è stata data ampiamente da tanti giornali, però credo che vada ricordato che la Sicilia, che è una regione a statuto speciale, i notabili, gran parte dei notabili della politica, piuttosto che pagare 52 miliardi di tasse o più o meno giù di lì, hanno preferito chiudere l'ufficio delle entrate. Questa è una notizia che ci dovrebbe far capire tante cose. Cioè, una regione come la Sicilia non ha consegnato allo Stato, alle casse dello Stato, il corrispettivo delle tasse che, diciamo, dovrebbero dare. E siccome c'era una richiesta insistente, la politica ha deciso, non so se tutta o in parte, di chiudere l'ufficio delle entrate della Regione Sicilia. Non è una bella notizia questa? Sono notizie che fanno pensare. Quindi che altro dobbiamo fare, insomma, voglio dire. Quando uno legge una notizia del genere, insomma, dice, ma chissà che cosa sta succedendo, insomma. Guarda, io vorrei fare così un invito a chi ci ascolta. E noi non abbiamo paura, come dire, di fare pubblicità, non so, alle altre emittenti, assolutamente. Anzi, siamo contenti nell'indicare, ad esempio, delle trasmissioni valide, interessanti, serie e condotte soprattutto da veri professionisti, veri giornalisti. Dunque, io vi invito a seguire, ma veramente un invito caldo, cioè vi invito a seguire la trasmissione Report di Rai 3. Ecco, seguite quella trasmissione, perché purtroppo, caro Ugo, ultimamente mi sono sentito dire da più di una persona: ah, meglio che neanche la guardo perché altrimenti poi sto male. Eh no, è quello che vogliono. Cioè, seguiamo queste trasmissioni, cerchiamo di dare, come dire, forza a Certo. questi giornalisti. Che rischiano, perché vanno a toccare dei poteri molto forti, ecco, soprattutto nelle ultime trasmissioni che ho visto qua. Ecco, quindi cerchiamo di seguire queste trasmissioni e di invitare anche altri amici e parenti di seguirle, perché altrimenti veramente, cioè, come dire, ah, ma sì, tanto ormai la casa ha già preso fuoco dalla parte nord. Vabbè, ormai lasciamo stare. Meglio che non guarda neanche, perché altrimenti mi viene male. Lasciamo che bruci tutta quanta. Ecco, Però è un po' la stessa cosa. Quindi guardiamo Massimo, queste trasmissioni. no, Report. Massimo, quella trasmissione naturalmente accanto alla nostra, insomma, no? Seguire la nostra e anche la cioè non dimentichiamo la nostra trasmissione. Sì, no, ma a prescindere, voglio dire, quando qualcuno accende la televisione, ecco, magari che si piuttosto di vedere tante bassezze, tante trasmissioni, programmi spazzatura, che possono utilizzare quel tempo, quando accendono la televisione, quel tempo per guardarsi quelle trasmissioni tipo Report, ecco. Benissimo, va bene. Credo che la nostra Antonella abbia. Dobbiamo Si debba giungere alla salutare. Si conclusione, deve aggiungere. vista la tarda ora. Bene, salutiamo Rosario Moreno, lo ringraziamo per la regia centrale da Treviso. Questa sera è andato tutto liscio. Ciao Rosario, grazie. Ciao, Ciao, grazie. grazie. Buonasera a tutti quanti, a tutto il condominio di Radio Science. Salutiamo Ma scusa, anche. Antonella, ma che ora si è fatto?
Le 23.05, Bonella, è ora che tu vada a nanna. Beh, guarda, a volte quando ci sono alcune emergenze con Saiz stiamo su anche molto più delle 23.05 comunque. Altro che lo so. Anzi, e adesso ti faccio rimanere qui, sforiamo, mi prendo io la responsabilità perché vi do un'altra notizia: la Russia ha posto un nuovo veto, l'ottavo, sulla Siria nel Consiglio di sicurezza dell'ONU. Mosca ha bloccato la risoluzione promossa dagli Stati Uniti, Francia e Gran Bretagna che condannava l'attacco chimico contro civili nella provincia di Idlib. Nella bozza si richiedeva la cooperazione del regime di Damasco nell'indagine, anche fornendo dati sui voli aerei del giorno dell'attacco e sulle basi militari. Accettare la bozza occidentale voleva dire legittimare il raid USA in Siria, motiva il russo Safonkov. Ecco, questo quindi è l'ultimissima proprio news della giornata, alle 23.06. Speriamo che venga accolto l'invito ad una come dire, ripristino dei buoni rapporti che sembravano essere nati fra gli Stati Uniti e la Russia, anche se dopo la chiarissima spiegazione che ci ha dato il nostro direttore alle 18.30, Giorgio Bongiovanni, le cose debbano essere viste in maniera decisamente diversa. Quindi anche queste notizie che arrivano vanno filtrate, vanno comunque guardate dal giusto punto di vista. Abbiamo ben capito qual è la situazione, anzi Rosario, se vuoi possiamo ricordare ai nostri ascoltatori in che giorno e a che ora va in onda la replica della trasmissione di quest'oggi, perché credo che sia molto importante venga ascoltata da quanta più gente possibile. Benissimo, Osservatorio Antimafia in replica sulla web radio, ci va esattamente la replica Osservatorio Antimafia domenica alle ore 17. Spazio aperto sulla web radio va in replica invece giovedì alle ore 18. Per quanto riguarda invece poi la web TV, perché posso darvi anche della web TV, in questo caso le repliche sono esattamente alle ore 14 di martedì, spazio aperto, e per quanto riguarda Osservatorio di Mafia, mercoledì alle ore 14. Bene, quindi invitiamo chi non ha potuto seguire la diretta delle 18.30 ad ascoltare perlomeno la replica, perché Giorgio ha davvero sintetizzato e reso chiaro quello che chiaro non era fino a questo pomeriggio, perlomeno a me. Ammetto che molti erano i lati oscuri che adesso invece possono essere visti con una luce decisamente diversa. Antonella, scusami, l'ultima notizia, sì. Comunque, se non vogliono aspettare la replica, è già presente sia sulla pagina Facebook di Radio Saiuz la trasmissione Spazio Aperto di oggi, è già online, ed è già online anche sulla nostra pagina YouTube per quanto riguarda Spazio Aperto. Domani invece, stasera appena chiudiamo la trasmissione, sarà presente Osservatorio Antimafia su Facebook e domani verrà postata su YouTube. Benissimo, ne approfitto anche per ricordare agli ascoltatori l'appuntamento di sabato 22 aprile alle 9.30 con Flavio Ciucani per la ripresa della trasmissione Cristo tra storia e mito. Bene, io credo che sia proprio arrivato il momento di dare la buonanotte ai nostri ascoltatori. Grazie a Massimo Bonella, editorialista di PianetaOggiTV.net. Grazie a Ugo che ci ha sostenuti con l'assistenza alla regia da Modena. E soprattutto grazie a tutti gli ascoltatori del network di Radio Saiuz, del condominio di Radio Saiuz. Ci risentiamo mercoledì prossimo alle 18.30 per la diretta di Spazio Aperto e alle 22 per la diretta di Osservatorio Antimafia. Grazie ancora e buonanotte. A dopo. Buonanotte.